Sì, grazie Presidente. Beh, una discussione che in parte abbiamo già sviluppato in Commissione, che è quello che riguarda la gestione dei fondi per la consulta degli Emiliano-Romagnoli nel mondo. La nostra posizione è già nota, la consulta per gli Emiliano-Romagnoli nel mondo non dovrebbe sussistere, ma dovrebbero sussistere altri strumenti. Posta però, diciamo, la situazione attuale, risulta però che ad oggi nel bilancio dell'Assemblea sia a disposizione una spesa prevista per quasi 900.000 euro per l'anno 2018 per gli Emiliano Romagnoli nel mondo. Abbiamo proposto già in Commissione, sia in sede di bilancio della Regione, di non assegnare o prevedere la restituzione di questi fondi da parte dell'Assemblea al bilancio regionale. Su questo non c'è stata disponibilità. Abbiamo convenuto perlomeno che i risparmi che in quest'anno sicuramente si dovranno realizzare dovranno essere ridestinati in qualche modo. Questo ancora non è chiaro. Sicuramente noi, poi lo vedrete, al bilancio della Regione proponiamo che per il 2018 la Regione non assegni all'Assemblea 408.000 euro, perché quel fondo che si è andato a creare con i residui degli anni precedenti per la consulta degli Emiliano Romagnoli nel mondo è sicuramente eccessivo. Io spero e sono convinto che nel 2018 noi non butteremo 900.000 euro per la consulta degli Emiliano Romagnoli nel mondo. L'altro aspetto che ci preoccupa è questo, che ho visto proprio ieri un annuncio del Presidente della Consulta che diceva che nel 2018 partiremo a sprombattuto con i bandi. Sicuramente è ora di farli quei bandi, però io voglio ricordare, e questo lo ricordiamo nel nostro ordine del giorno, che nel 2018 ci sono anche le elezioni. Bene, un tema scottante che si è avuto in tante elezioni precedenti è il voto degli italiani all'estero. Ecco, noi non vorremmo che l'occasione del voto degli italiani all'estero e il fatto che ci sono dei soldi da destinare a attività di comunità di Emiliano Romagnoli all'estero e desse occasione di creare una commissione che non è utile a nessuno. Quindi quello che noi chiediamo è: avete in programma i bandi, avete in programma delle attività, i bandi fateli partire dopo le elezioni di Camera e Senato, perché non vogliamo che a nessuno sorga il dubbio che facciamo delle attività che servono anche alla campagna elettorale per gli italiani all'estero. Questo chiede il nostro ordine del giorno. Grazie.